L'iniziativa è nata, professore? Allora, l'iniziativa nasce 13 anni fa, nel 2004 esattamente, per una mia idea, che era quella di raccogliere insieme le varie anime di Santa Barbara. No? Allora, Santa Barbara, vabbè, tutti sanno che è la protettrice dei vigili, dei marinai, però in effetti è anche la protettrice dei geologi, diciamo di tutti quelli che lavorano, che hanno a che fare con i materiali pericolosi, esplosivi. E quindi, siccome i geologi lavorano anche in miniera e lavorano anche in altri di questi comparti qua, e ho detto, ma perché non ci troviamo, facciamo una manifestazione conviviale, no? E magari parliamo, ci conosciamo, facciamo due chiacchiere, mangiamo, eccetera. Poi naturalmente c'è anche l'aspetto religioso, ai quali siamo naturalmente molto, molto disponibili. E quindi, e poi la cosa è continuata così, perché ognuno dei vari partecipanti ha dimostrato molta sensibilità, e quindi la manifestazione è nata a Urbino la prima volta e poi si è spostata nei vari centri. Ovvero? Siamo qui per la seconda volta, siamo stati a Cabernardi, a Pergola.